E ben ritrovati nel mio canale di Cura 93. Dopo un'assenza di un mese torno sul mio canale perché con i vari impegni che ho avuto, con il lavoro eccetera, non sono riuscito a registrare. E molte volte volevo registrare, però mi pensavo sempre al tempo prima di tutto che di fare una partita. Dovevo fare una partita, dopodiché dovevo mettermi almeno due orette per poter montare tutto il video, farlo bellino, carino da poter presentare, e quindi non avevo il tempo materiale per farlo. Sono stanco, soprattutto anche cioè ho una stanchezza dovuta anche al lavoro, alla palestra che faccio di continuo, quindi certe volte mi passava la voglia di registrare, quindi mi veniva al contrario la voglia di giocare tanto per giocare e divertirmi. Comunque sia, torno sul mio canale prima di tutto per ringraziarvi che siamo arrivati finalmente a 4.000 iscritti, che sono veramente tanti. Li abbiamo anche già superati, ho visto. Era da un po' che non entravo su YouTube, per dirvi quanto, ve l'ho detto, abbia avuto poco tempo. E sono felicissimo infatti di questo. Mi fa veramente piacere di aver coinvolto tante persone. E volevo mostrarvi un pochettino Far Cry. È l'ultimo gioco che ho comprato. Sembra molto carino. È un lavoro che ha fatto la Ubisoft su questo gioco. Anzi, il lavoro che ha fatto la Ubisoft su questo gioco è veramente grande. Volevo farvelo vedere. Prima di tutto, guardate un po'. Allora, adesso, ovviamente, io ho terminato il gioco. Stai zitta, stronza. Allora, io ho terminato il gioco. Ho sbloccato un bel po' di armi, eccetera. Come potete vedere, vabbè, ho granate, molotov, che cazzate varie. Il gioco è veramente carino, molto carino, è fatto bene sotto ogni punto di vista. Non ha tutti quei problemi che ha Assassin's Creed, al contrario. Ed è molto vario, ci sono molte sequenze secondarie, cioè missioni secondarie, eccetera. Ve lo faccio vedere da qui. Allora, come potete vedere, la mappa è gigantesca. Vorreste fosse solo questa mappa, ma la bellezza è che ce n'è un'altra qui sopra, gigantesca. La seconda cosa è che, oltre ad esserci la missione principale, ci sono i vari fortezze da conquistare, tipo il Gulag. Questo qua è l'ultimo, quello dove c'è Pagan Min, cioè il protagonista del gioco, quello che vedete col ciuffettino biondo. Poi ci sono altre fortezze che in tutto sono quattro, ragazzi. Ne troviamo, adesso non mi ricordo dove, ce ne dovrebbe essere una lì, un'altra tipo qui sotto, eccola qui, un'altra. Poi ne abbiamo un'altra qui e un'altra qui, eccole qui. Queste sono le quattro fortezze presenti nel gioco. Dopodiché abbiamo tutti i vari avamposti nemici, che sono ben 24, e tutte le torri da conquistare, che sono queste bianche, che ovviamente sono, se non sbaglio, su 16 o 16 18 torri, adesso non mi ricordo bene. E poi vabbè, il resto è sempre la stessa storia. Guardate, vi faccio vedere da qui. Qui abbiamo le missioni principali, che sono 32, avamposti 24, fortezze 4, torri mi sono avvicinato, erano 17. E poi abbiamo, io non ho ancora terminato le missioni dello Shangri-La, però sono altre missioni secondarie, Yogi e Regi, che sono Regi, come cazzo si chiama, altre 4 missioni secondarie, e Longinus, che sono altre 4 missioni secondarie. Poi abbiamo il Karma, che sono quasi all'ottavo livello, armi da sbloccare, abilità da finire, da terminare, il fai da te che ho finito totalmente, i veicoli, che ne ho scoperti 16 su 18, e poi abbiamo, vabbè, queste sono missioni e attività, che sono le altre secondarie che vi ho detto, occhio per occhio, assassinio, caccia, disinfestazione, sopravvivenza, scorte, settimana della moda, salvataggio ostaggi e così via. Ci sono tantissime missioni, è un gioco che non finisce quasi mai, anche perché dopo che terminate la fase, ovviamente, campagna, prima di tutto potete giocarla in coop con i vostri amici. E dopo di questo c'è anche il multiplayer, che l'ho provato ed è veramente molto divertente. E il fai da te, ragazzi, non ve l'ho fatto vedere, è ovviamente la costruzione di borse, kit, siringhe, zaini, portafogli, eccetera, attraverso le pelli degli animali. E questo ovviamente è possibile andando ad esempio a caccia in giro per il Kirat. Qui vedete, adesso io mi avvicino di più nella mappa, potete vedere che nelle varie zone si trovano dei
degli animali, tipo il sambur, qui abbiamo l'orso, qui abbiamo un leopardo nebuloso, qui abbiamo un dhole, il rinoceronte asiatico, cazzo, la tigre del Bengala e sti cazzi. Ce ne sono tantissimi, tantissimi animali. E qui ovviamente io vi ho detto, ho finito totalmente il gioco, vi faccio vedere che... Ah, ecco qua, guarda, già cani di merda. Ah, questi sono i dhole, mi sa. Io uso quest'arma solitamente per ucciderli, che è fortissima. E poi ovviamente li scuoiate per ottenere oltre alla carne anche la pelle, che potrete rivendere giustamente. Adesso vediamo un po'. Io volevo farvi vedere come si conquistava un avamposto. Io lo farò probabilmente a muso duro, inteso che siccome ho le armi molto forti, lo faccio cazzuto all'attacco. È una minchiata alla fine, perché con le armi che ho è facilissimo buttare giù anche una fortezza. Però solitamente all'inizio, quando avevo le armi non fortissime, prima di tutto me le giocavo in coop con il mio amico Giordino. In seconda cosa utilizzavo molto il fucile da cecchino, che era l'arma, diciamo, basilare per non farsi beccare. Adesso non mi ricordo come si fa a sfidare il campo di nuovo. Però mi sa che qui, dalle ceneri, ecco qui, guardate. Ecco, vedete, uccidi l'avamposto uccidendo tutti i nemici, ricevi bonus e liberi l'avamposto senza farti scoprire o senza far scattare allarmi. Io sinceramente me ne fotto, faccio scattare gli allarmi così vi mostro un pochettino com'è diciamo, il combattimento classico. Non è di certo Call of Duty, però è molto bellino. Il gioco, ve l'ho detto, nel complesso è un titolo ottimo. Si spende sui 50 euro, 60 euro, va più che bene. Ecco qui, adesso vedete l'avamposto. Allora, io solitamente lo facciamo in versione cecchino. Questi sono degli stronzi. Pam! Headshot, bitch, stronzo. È molto diverso. Ecco, come cazzo avete fatto a cassarmi? Ok, adesso avete l'altro stronzo. Pam! Morto anche l'altro stronzo. Lì ci sono gli allarmi, come lo potete vedere, quello giallo. Adesso lo distruggiamo. Uno distrutto. Tutti gli allarmi disattivati. Vuol dire che non possono più chiamare i rinforzi e sti gazzi, infatti. Poi ovviamente per beccarli più facilmente vi consiglio sempre di usare il binocolo. Adesso mi evidenzia solo quello stronzo, che ovviamente è lì dietro. Io lo ammazzerò fra un po'. Se compare, qua, se si mostra poco a poco lo ammazzo. Ecco un altro, guardate. Bam. Dai, stronzo. L'elefante. Sta facendo il bagnetto, zio. Ah, ecco, l'elefante è uno degli animali tranquilli. Ah, è mio un altro. Dai, cazzo, non sono riuscito a indicarlo. Allora, mettiamoci qui. Eccolo qui. Bam. Mi è beccato grande. Dai. Bam. Stanno morendo tutti. Allora, se loro sentono il suono, solitamente si avvicina con l'altro stronzo. Cazzo! Perda, mi hanno cassato. Ma vaffanculo, andiamo di potenza. Guardate, ragazzi. Headshot, bitch. Ah, potevo usare anche la tuta alare. Mi sono scordato di dirvi che c'è anche la tuta alare, per dirvi. È una figata. Fate i voli giganteschi. Anzi, fate i voli per tutta l'isola con quel cazzo di tuta bombata, che è una bomba. Ah, c'è lo stronzo lì. Dove cazzo stai andando? Minchia, sono qui. Conquistato l'avamposto. Una minchiata, facilissimo. E questo è uno degli avamposti. Adesso l'ho conquistato senza far scattare gli allarmi. Adesso è arrivata un'altra macchina, non si sa da perché. Ma sicuramente degli alleati. Boh. Niente. Adesso devo farmi le missioni. No, abbandono un cazzo, ricomincio un corno. Adesso devo farmi le missioni dello Shangri-La, che probabilmente ve le faccio vedere. È che non trovo i frammenti dove andare. Ecco, il tanka dello Shangri-La è stato fatto a pezzi ed è sparso per Ikea. Dovreste prendere queste parti di mappa per poter ricreare tutto. Ma che cazzo vuoi tu? Stai zitta! Minchia, parli sempre quando sto parlando io. Adesso andiamo a casa Gale, cioè la casa del protagonista. Vi faccio vedere il Tanka, che sarebbe una specie di pergamena gigante dove è raffigurato una storia che è una cosa antica del Kirakt. Adesso vi faccio vedere, guardate, eccola qui. Io ne ho preso solo un pezzettino, che è questo qua, che sembra una specie di leone. Sì, una specie di... No, forse una tigre, non si capisce. Se
dobbiamo completarla con altri quattro pezzi. E ovviamente io sto cercando i frammenti che non si trovano, che sarebbero, dovrebbero essere blu. Questa è una lettera perduta. Se voi andate qui, aspettate, mappa, andate sul filtro, dovrebbe essere qui, Tank dello Shangri-La, questa specie di aquilone col puntino bianco. Se voi cercate nella mappa non trovate un emerito cazzo. Non so il motivo, però vabbè, è quello. Quando lo troverò, bene, vi farò un video volentieri, perché è una figata. Dalle varie clip, non so se le avete viste, c'era una missione dove il mio personaggio si sballava e dovevo assaltare gallina, dovevo assaltare un cazzo di complesso dove c'erano, c'era, veniva preparato l'oppio, tipo, mi sa, non mi ricordo. Niente, comunque sì, il gioco è molto carino. Ecco il girocottero, guardate che figata, questa è una bomba da guidare. Adesso vi faccio vedere la tuta alare. Guarda, qua c'è un volo gigante. Cosa? Ah, pensavo volesse morire. Mi guarda, c'è un evento karma. Allora, fermo. E uccidi le guardie e salva gli ostaggi. Adesso li uccidono. No, cazzo! Ho perso il karma, vaffanculo. Che palle. E comunque sì, ci sono anche questi eventi karma che li trovate sparsi per la mappa. Anche girando così a cazzo. Tu? Che cazzo è da guardare, eh? Guardate quanto è forte quest'arma, come lo uccide. Morto. Per dirvi quanto è forte. Poi ovviamente se vi volete fare soldi, quello che dico sempre, sapete cos'è? O pelle d'orso, o pelle di... come cacchio si chiama? Tigre del Bengala, che cazzo? Ah, pensavo fosse una tigre o un leopardo. Semplicemente vi mettete in un'altura tipo questa. Il modo più semplice per fare soldi. Prendere un po' di esca, cioè di carne, buttarla qui davanti. Questo è il territorio degli orsi, mi sa. Fate vedere. Eccolo qui l'orsetto. Lo sparate, lo uccidete e vi recuperate un po' di pelle. E fate la stessa cosa per un bel po' di volte. Finché ovviamente non vi farete tipo 60.000, 70.000 da poter spendere per, non lo so, munizioni, armi del cazzo, quello che è. Adesso vi dico soltanto che quest'arma che ho in mano, questa specie di mitra che si chiama... adesso non mi ricordo il nome, però è... fate vedere. I tasti, eccolo qui. Ah, ecco, il Sega Test. Il Sega Test costa sui 430.000. Vabbè, ci mettete poco alla fine a ottenere tutti questi soldi. Però è un modo anche veloce questo di ottenere soldi, come vi ho detto. Fare scuoiare il cazzo di orsi o animali molto rari. Tipo anche... fate vedere qui. Allora, il rinoceronte. Il rinoceronte vale moltissimo. Questo rinoceronte asiatico. Poi vale molto... dov'è? No, il tapiro malese non vale un cazzo. La tigre del Bengala vale molto. Maiale no. Anche il lupo tibetano. O vabbè, la scimpanzé non, il macaco dell'Assam non serve un cazzo. È una delle cose più inutili, eccetera. Messaggio di propaganda e niente. Comunque sì, ragazzi, questo è il complesso del gioco. Come vi ho detto, è molto vario. Ha molte missioni. Ci giocherete veramente tanto. Io ci sono un giorno di gioco, cioè 24 ore totali di gioco, dove mi sono divertito più non posso, soprattutto per il fatto che è possibile giocare con gli amici. E varietà di tutto: caccia, avamposti, catturare le torri, catturare le fortezze, e combattere nell'arena, anche quello è una figata. Cioè la possibilità di combattere nell'arena qui, adesso non mi ricordo, dovrebbe essere, qui c'è la casa di Gale, sì, dovrebbe essere qui a Shanat, che c'è la possibilità di combattere in un'arena dove ovviamente vincendo 10 round, cioè salendo di categoria 10, avrete la possibilità di sbloccare anche armi più cazzute. E così via, è una figata. Il multiplayer l'ho fatto un paio di volte e anche quello è divertentissimo, sempre se lo giocate insieme ai vostri amici. Cos'è sto pezzo? Ah, diario di Mangale. Vabbè, non mi serve un cazzo. E niente ragazzi, questo era il video su Far Cry 4 per ringraziarvi dei 4.000 iscritti, per farvi vedere l'ultimo gioco che ho comprato. Sto aspettando a febbraio per comprare... e probabilmente comprerò un front, quello Revolution, The Revolution, che mi piace molto, perché Call of Duty quest'anno, ve l'ho detto, non mi è piaciuto tantissimo. Avete visto anche l'ultimo video che ho pubblicato, per farvi capire che sono veramente deluso da questo titolo. Ho bisogno di giocare un FPS serio, proprio competitivo, e spero che Homefront
faccia delle mie esigenze proprio un punto forte, il fatto che sia un FPS serio on front. Mi era piaciuto già il primo, quello su 360, l'avevo giocato purtroppo molto in ritardo di almeno 2 anni, però era ancora bello come titolo. Mi auguro che facciano con questo con questo nuovo Homefront The Revolution un gioco cazzutissimo, che sia alla pari almeno di Battlefield e Call of Duty, perché l'altro era veramente una bomba. E niente, poi c'era un altro titolo, ragazzi. Ah, ecco, anche Evolve mi volevo prendere, che mi ha ispirato molto, non solo a suo tempo l'Alpha, quando c'era la Closed Alpha. Anche la Beta è stata molto carina, anche se l'ho giocata pochissimo. E boh, altri titoli interessanti ne vedo ben pochi. Forse, non so se comprerò Battlefield Hardline, però ci farò un pensiero, perché sembra molto più arcade dal trailer che ho visto su internet. E niente, quindi ragazzi, da Cura 93 è tutto. Scusatemi ancora per l'assenza prolungata da YouTube, non volevo assentarmi così tanto. Cercherò di farvi un video, mi auguro almeno uno alla settimana, due alla settimana. Se no, se riesco, uno ogni 2 settimane, non lo so. Cercherò di essere attivo per voi, ragazzi. Lo so che molte volte mi commentate, mi chiedete quando tornerò. Mi dispiace se sono stato assente così tanto. Purtroppo per vari impegni, per lavoro, per la palestra, per le uscite, non ho avuto tempo. E cercherò di recuperare, almeno con un video bellino ogni settimana. Quindi da Cura 93 è tutto, spero che il video vi sia piaciuto. Come al solito vi invito a iscrivervi, commentare, mettere mi piace se ovviamente l'avete apprezzato. Noi ci vediamo alla prossima, quindi bella raga!